Festa per la comunità ucraina bolognese che, seguendo il calendario bizantino giuliano, celebra il 21 novembre la memoria dell'Arcangelo Michele, a cui è dedicata la Chiesa dei Leprosetti. La Divina Liturgia Solenne è stata presieduta domenica da Sua Eccellenza Monsignor Cyril Vasil, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali. Si tratta del Dicastero Vaticano che ha cura delle Chiese Cattoliche delle diverse tradizioni orientali. Lo stesso Monsignor Vasil proviene dalla Chiesa bizantina slovacca, figlio di uno dei primi sacerdoti ordinati dopo un lungo periodo di clandestinità e divenuto egli stesso sacerdote, lasciò il suo paese per completare gli studi a Roma ed entrare nella Compagnia di Gesù. Da alcuni anni era rettore del Pontificio Istituto Orientale, quando nel 2009 è stato nominato dal Papa Benedetto XVI segretario della Congregazione ed è stato ordinato vescovo. Nei due anni in cui si è stabilita nella chiesa di San Michelino, la comunità ucraina bolognese si è accresciuta numericamente e ha incrementato la sua vita liturgica e pastorale. Al termine della celebrazione è stato letto un messaggio del Cardinale Caffarra. L'Arcivescovo ha inviato un saluto alla comunità, con un pensiero particolare per i familiari, coniugi, figli e nipoti che, se da una parte contano sul necessario sostegno economico, dall'altra soffrono per la distanza dei loro congiunti. Il rettore della Chiesa, Don Andrii Zhiburski, ha esteso in queste settimane il suo apostolato anche alla città di Cento, nel Ferrarese, dove sono presenti centinaia di ucraini. Al termine della liturgia, una delegazione di ucraini ha fatto visita al cardinale in cattedrale. Monsignor Vasil ha fatto indossare all'arcivescovo un omoforion metropolitano. Si tratta della insegna tipica del vescovo bizantino, che ricorda la pecorella sulle spalle del pastore. Padre Andrii ha voluto così sottolineare come la comunità ucraina si senta sostenuta e amata dal suo pastore diocesano.